Sia lodato Gesù Cristo. Cordiali saluti cari pellegrini, amici di Medjugorje che ci seguite da tutto il mondo. È tempo per un'altra edizione di notizie da Medjugorje. Molti di voi hanno immediatamente riconosciuto il luogo in cui ci troviamo e la croce blu ai piedi del Podbrdo. Ha preso il nome della croce che il gruppo di preghiera riunito intorno a Ivan Dragicevic ha collocato nel luogo in cui è iniziato a radunarsi nel luglio del 1982 ed è rimasta tale fino ai giorni nostri. Come potete vedere, il rinnovamento di questo luogo di preghiera in corso ed è stato avviato da 5-6 giovani parrocchiani che vivono a Podbrdo e da un paio di ragazzi della comunità Cenacolo. Non volevano stare di fronte alle telecamere, ma sottolineano che lo stanno facendo per la Regina della Pace e per i pellegrini, in particolare per vecchi e malati che non possono salire sulle colline di Medjugorje. Diciamo anche che qualche giorno fa i membri dell'Associazione delle Guide della parrocchia di Medjugorje hanno visitato questo luogo, hanno pregato per i pellegrini e hanno lasciato un ricordo duraturo del legame tra pellegrini e Medjugorje. È stata posta una preghiera sulla base in pietra recentemente rinnovata della Croce Blu. Regina della Pace, nostra Madre Celeste, con i cuori pieni di amore e gratitudine ti offriamo le nostre preghiere per tutto il mondo, per la Chiesa intera e specialmente per tutti i pellegrini e coloro che si raccomandano alla tua intercessione. I lavori dovrebbero essere finiti presto e quando verrete di nuovo a Medjugorje, questo posto vi accoglierà sistemato e adatto per la preghiera. Siamo nella novena allo Spirito Santo in preparazione per la festa di Pentecoste. Gesù, morendo sulla croce, ci ha consegnato Maria come madre. A Pentecoste lei ha pregato con gli apostoli nella sala dell'ultima cena. Maria è la madre della Chiesa, nostra avvocata e mediatrice, e qui ci invita a pregare lo Spirito Santo. Oggi padre Carlo Lovric ci parlerà della festa di Pentecoste. Fra Carlo Lovric. Andiamo incontro alla festa di Pentecoste, una delle feste più importanti e non è così vicina al credente ordinario come il Natale o la Pasqua. Gesù promise di inviare lo Spirito Paraclito quando sarebbe asceso al cielo. Un alunno durante l'ora di religione chiede: «Non sono spiriti o esseri di stelle lontane, forse?» «Certo, non sono esseri di stelle lontane. Le lingue di fiamma, il suono del vento menzionato, sono solo simboli per esprimere l'incomprensibile e indescrivibile azione dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio ha operato nei discepoli di Gesù e nella sua prima comunità, nello stesso modo in cui ha operato in Gesù stesso». E quando diciamo questo, ancora una volta non capiamo abbastanza, perché stiamo parlando dell'azione dello Spirito Santo e non sappiamo chi sia lo Spirito Santo stesso. Non basta dire la terza persona divina, lo capiremo se analizziamo il tempo in cui i discepoli iniziarono a radunarsi attorno a Gesù. Così come il tempo in cui Gesù è risorto e asceso in cielo e i discepoli furono lasciati soli, cosa è successo con i discepoli? Come si sono comportati? All'inizio i discepoli erano materie prime non trasformate, con le quali Gesù avrebbe trovato difficoltà nel lavorarle. Per esempio, litigi tra loro, chi sarà il primo nel regno dei cieli? E intendevano il regno della terra? Gesù risponde: chi sarà il primo sarà l'ultimo, di nuovo incomprensibile per loro.
E quando arrivarono in un villaggio e gli abitanti non accettarono la parola di Dio, volevano comandare al fuoco di scendere su di loro. Gesù li calmò lentamente, raccontò loro della sua sofferenza e della croce e Pietro disse: «Lontano da te, Signore». Ancora una volta Pietro pensa solo al materiale. Alla fine Gesù dovette fare ciò per cui era venuto, per salvare e redimere l'umanità con la sua morte sulla croce. Pietro è di nuovo all'opera. Afferra la spada e taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote, pensando che questo aiuterà Gesù. Gesù è appeso alla croce. Tutti sono fuggiti, solo l'apostolo Giovanni è sotto la croce. Gli altri si chiusero nella sala dell'ultima cena. Dell'insegnamento di Gesù di 3 anni hanno conservato solo la comunione. Non pensano alla risurrezione di Gesù, ma a come salvare la propria pelle. E quando furono nella più grande paura, Gesù venne tra loro, li saluta: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Da quel momento si verifica un cambiamento nella loro mente. Non pensano più al terreno ma al celeste. E questo è stato particolarmente evidente nel giorno di Pentecoste, quando Gesù ha inviato loro lo Spirito promesso, il Paraclito. Quel giorno lo Spirito Santo discese su di loro sotto la forma di lingue fiammeggianti. Questo non è rimasto senza effetto. Alla presenza di altri discepoli, l'apostolo Pietro parlò agli ebrei del Cristo crocifisso e del Cristo risorto. 3.000 persone furono battezzate quel giorno. Quel giorno la Chiesa, che era in fasce, lasciò le fasce, si mette sui propri piedi e inizia a combattere sul mare mosso e turbolente. Gli apostoli erano sparsi in tutto il mondo. L'incoraggiamento che ricevettero il giorno di Pentecoste, cioè a Pentecoste, non diede loro pace. Predicano la buona novella, Vangelo, che hanno ascoltato dal loro Maestro Gesù. Incontrano resistenza, vengono imprigionati, sono torturati perché rinuncino alla presunta superstizione. Gli apostoli non si arrendono, preferiscono dare la vita piuttosto che rinunciare a Cristo crocifisso. Solo 20 anni dopo la risurrezione di Gesù, il cristianesimo si diffuse in tutto il mondo allora conosciuto e non avevano i mezzi di informazione che abbiamo oggi. E ora può essere in qualche modo chiaro per noi chi è lo Spirito Paraclito promesso, che cosa è e come funziona. Chiediamo allo Spirito Paraclito, come la prima Chiesa insieme a Maria, che era con gli apostoli nella sala dell'ultima cena, nel cenacolo, di combattere senza paura contro tutto ciò che ci distoglie da Gesù e permettere allo Spirito di discendere su di noi. Il 30° Festival dei Giovani ha avuto inizio lo scorso agosto a Međugorje con la Santa Messa celebrata dal Vicario del Papa della Diocesi di Roma, il Cardinale Angelo De Donatis, con la celebrazione di 620 tra arcivescovi, vescovi e sacerdoti. Con decine di migliaia di giovani a Međugorje, l'apertura del festival in diretta è stata seguita da un record di poco più di 1.700.000 persone in tutto il mondo. Già oggi, neanche un anno dopo, il nostro live streaming, attraverso il quale trasmettiamo anche notizie da Međugorje, è guardato dal doppio di persone ogni giorno. Su vostra richiesta abbiamo aperto un conto PayPal, così potrete partecipare ai costi di produzione, traduzione e trasmissione del nostro programma in tutto il mondo versando una donazione. Saremo lieti se ci contattate e lasciate i vostri dati sull'email mir@medjugorje.hr e così vi unirete alla nostra grande famiglia di preghiera. E ciò che il cardinale Angelo De Donatis ha detto alla
inaugurazione di Mladi Fest il primo giorno di agosto dell'anno scorso. Lo ricorderemo nella rubrica di questa settimana dall'archivio di Međugorje. A tutti voi porto il saluto affettuoso e la benedizione di Papa Francesco. Nell'omelia il cardinale De Donatis ha affermato che per ascoltare la chiamata Seguimi, che era il motto del Festival dei Giovani dell'anno scorso, è necessario che lo Spirito Santo apra i nostri cuori e li colmi di sapienza divina. Ha detto che uno dovrebbe vigilare sulla sua mente trattenendo i pensieri santi e buttandovi quelli inutili o velenosi. Possiamo avere una mentalità abitata dallo Spirito solo se non ci lasciamo sopraffare da pensieri di disperazione, di paura, dalle angosce per il futuro. Parimenti, la nostra mente non può essere invasa da continue distrazioni o informazioni inutili, o ancor peggio essere schiava dei social network. Può anche accadere che siamo ossessionati da rancori, gelosie, pensieri di autodistruzione. Coraggio. Il Vangelo ci invita a purificare i pensieri per accogliere il pensiero di Cristo. Un cuore evangelico chiede una mente libera. Il cardinale De Donatis ha sottolineato che con una mente purificata e vivendo la verità dobbiamo diventare uomini nuovi che mettono radici nella tradizione del popolo santo di Dio, e per questo ha individuato due modelli. Cari giovani, lo Spirito vi renda sapienti come la Madre di Dio, che meditava ogni cosa nel cuore, e come il grande dottore Sant'Alfonso de Liguori, che nel Settecento rievangelizzò con intelligenza i concittadini della sua Napoli. Manda, o Padre, il tuo Spirito e rinnova i nostri cuori a immagine del Figlio tuo Gesù, nato dalla Vergine Maria. Amen. Il primo giorno del 30° Festival dei Giovani, all'inizio della messa presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, sono stati presenti con le rispettive bandiere tutti gli 80 paesi i cui rappresentanti erano presenti al Mladi Fest dell'anno scorso. In nessun luogo come su questa collina l'Ave Maria risuona calorosamente, sinceramente e con gioia. Contemplando i misteri del Rosario, i fedeli salgono fino alla statua della Madonna, ricorrono alla Madre e le offrono le proprie preghiere, suppliche e ringraziamenti. La Madonna non ci lascia soli nel nostro cammino, ma ci consiglia, ci insegna e ci incoraggia. Camminiamo con lei di mese in mese. Cari figli, pregate con me per la vita nuova di tutti voi. Figlioli, nei vostri cuori sapete cosa deve cambiare. Ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, affinché lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite ed il volto di questa terra che ha bisogno del rinnovamento nello Spirito. Figlioli, siate preghiera per tutti coloro che non pregano. Siate gioia per tutti coloro che non vedono una via d'uscita.
siate portatori della luce nelle tenebre di questo tempo inquieto. Pregate e chiedete l'aiuto e la protezione dei santi, affinché anche voi possiate bramare il cielo e le realtà celesti. Io sono con voi e vi proteggo, e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Questo è il luogo da cui la Madonna ci ha chiamato alla pace, pace tra uomo e Dio e pace tra gli uomini. Da questo luogo un fiume di grazia si è versato e si è diffuso in tutto il mondo. Lo testimoniano i pellegrini che hanno aperto i loro cuori alla Madonna e le hanno permesso di riempirli del suo amore. Segue la storia degli amici di Medjugorje. Sia lodato Gesù Cristo, cari amici di Medjugorje, benvenuti a un'altra edizione di Notizie da Medjugorje. Oggi salutiamo in modo speciale voi dall'area di lingua spagnola e abbiamo come ospite una voce a voi conosciuta, la traduttrice Filka Michal. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuta, sempre sia lodato, ben trovata. Filka, naturalmente per i nostri amici e pellegrini lei traduce la preghiera serale, il programma liturgico in spagnolo. Quanto significa per loro ora che non possono partecipare qui a Medjugorje? Beh, ricevo informazioni quasi ogni giorno a Medjugorje. Feedback dagli amici di Medjugorje, dai pellegrini ai quali prima di tutto manca Medjugorje, e questo programma liturgico di preghiera e la sua trasmissione hanno assunto una dimensione completamente diversa dopo la pandemia. Quindi ora che non possono venire a Medjugorje, ora che sono isolati, significa molto per loro che Medjugorje arrivi a casa loro, ed è ciò che mi dicono, che non smettiamo mai di farlo, che continuiamo a portare loro notizie, attualità da Medjugorje, che significa molto per le famiglie intere, non solo per i singoli e soli che di solito sono condannati a non avere visite. Per questo è la parte più importante della giornata per loro. Quindi qui stiamo parlando di tutte le categorie di persone. Quanto sono soddisfatti delle notizie di Medjugorje e di tutti i contenuti che stiamo cercando di fornire in questo momento in cui non possono venire a Medjugorje? Mi hanno appena detto quanto sia stato interessante, ad esempio, venire a conoscenza della figura di Padre Ante quando è morto. L'hanno visto molte volte, ma non conoscevano la sua storia, non sapevano chi fosse, quindi per loro ha significato molto, ad esempio, una cosa del genere. Queste sono alcune notizie che significano molto per loro, ma vorrebbero avere più attualità. Mi hanno detto che quello che li interessa di più è sapere quando si aprono le frontiere, se ci sarà il festival, se ci saranno altri incontri annuali per sacerdoti, guide, personale medico e così via. Filka, abbiamo ascoltato feedback dall'area di lingua spagnola, che cosa gli manca, cosa gli piace, quanto sia significativo trasmettere il programma liturgico, ma per lei come traduttrice cosa significa tradurre il programma liturgico di preghiera serale, essere al servizio della Madonna per le persone che non sono qui? Questo è un lavoro meraviglioso, non lo definirei nemmeno un lavoro, ma una chiamata. Lo adoro moltissimo, ma mi sento ancora il peso della responsabilità dopo 15 anni, specialmente quando traduciamo la messa. Non mi sento ancora degna di farlo, ma ringrazio Dio, ringrazio la Madonna per avermi chiamata e per avermi permesso di fare una cosa del genere nella mia vita. Grazie Filka per essere stata nostra ospite oggi, grazie a lei. Cari spettatori, vedremo alcune altre clip dei nostri pellegrini amici di Medjugorje e ascolteremo quanto tutto ciò significhi davvero per loro.
Ciao, sono Maria di Rio Quarto in Argentina. Il programma di preghiera serale a Medjugorje riesce, quando chiudo gli occhi solo per un momento, a farmi sentire dove voglio sempre stare, lì. Siamo Jordi e Tatiana, ciao. Veniamo da Barcellona in Spagna. Seguire il programma di preghiera serale della parrocchia di Medjugorje dalla Spagna significa tornare di nuovo a Medjugorje, tornare dalla Madonna. Lo consigliamo a tutti. Ci vediamo quest'estate a Medjugorje. Sono Otomar Tovar, chierico di Sant'Antonio dagli Stati Uniti. La trasmissione in diretta dalla parrocchia di Medjugorje, la traduzione simultanea in spagnolo, sono una vera benedizione per la mia vita spirituale. La mia vocazione è frutto di Medjugorje e quindi la trasmissione in diretta mi aiuta a rimanere in contatto con la mia casa e la fonte della mia spiritualità, con Medjugorje. Buongiorno a tutti, saluti a tutti gli amici di Medjugorje dalla Spagna. Medjugorje è molto importante per noi, abbiamo la Madonna in casa e vi ringraziamo molto per aver continuato a trasmettere il programma di preghiera che seguiamo su internet. È molto importante per noi che possiamo unirci a questo programma di preghiera e quindi essere vicini alla Madonna, essere vicini a voi per ricevere tutto l'amore di Dio che si trova a Medjugorje. Speriamo di tornare presto e di essere lì con voi. Ciao. Continuate a seguire la trasmissione in diretta del programma di preghiera della Chiesa Parrocchiale, la catechesi il sabato e le notizie il giovedì, fino a quando non saremo di nuovo insieme. Concludiamo le ultime notizie nel mese di Maria e nel mese del Rosario, salutandovi dalla collina delle apparizioni, sulla quale i fedeli salgono quotidianamente con il rosario in mano, la preghiera sulle labbra e i voti nei loro cuori, spesso scalzi, offrendo il loro sacrificio alla Madonna. La Regina della Pace ci ha chiamato alla pace da questa collina. Possa la pace e l'intercessione della nostra Madre Celeste accompagnarvi tutti. Vi salutiamo dal Podbredo e vi lasciamo con una bellissima vista su Križevac, sulla chiesa di Medjugorje e sulla parrocchia di Medjugorje.